Dalle grigiore del Biondi arriva almeno una certezza, di qui fino alla fine il Lanciano dovrà pensare solo a mettere insieme i punti necessari alla permanenza, senza più guardare in alto, anzi. Nella prima domenica di primavera i rossoneri confermano un momento di imbarazzante forma fisica e mentale, subendo la sesta sconfitta interna e rinvigorendo i sogni salvezza del Marcianise, con pagine ampiamente alla portata sulla carta, ma che in Abruzzo non ha rubato proprio nulla. I fischi del finale e gli applausi rivolti ai campani la dicono lunga sui malumori della tifoseria, ormai in aperto contrasto con staff tecnico e giocatori non all'altezza dei sacrifici della famiglia Maio. In panchina siede ancora Guido Di Fabio con Pagliari squalificato, il tridente offensivo, Colussi al centro supportato da Improta e Sansone Larghi, indicano, anche questa volta solo sulla carta, le intenzioni battagliere, con gli ospiti che rispondono con un manovriero e determinato 4-2-3-1 animato dall'esterno romano che ispira ogni affondo rossoverde. L'unica punta è Pozziello. Il Marcianise approccia perfettamente alla gara, aggredendo una Virtus spenta e inefficace, che però al nono su calcio d'angolo potrebbe addirittura passare in vantaggio con Colussi. Il colpo di testa dell'attaccante viene respinto sulla linea da Ciano. Poi in tre minuti si consuma la disfatta. Al 24esimo Romano dai 45 metri scorge Aredità fuori dai pali, infilandolo con un pallonetto preciso e mortificante. Due minuti ancora ed è Manco che duetta in aria con Pozziello per poi battere ancora il portiere tra lo stato confusionale del pacchetto difensivo locale. Dalle tribune piovono fischi ed offese, ma in campo non c'è ombra di reazione ed orgoglio. Solo un alibi le proteste rossonere per un presunto fallo di mani avversario, mentre il Marcianise punge ancora con Romano dal limite. L'improbabile girata a volo di Amenta del 44esimo rimane l'unico cenno di vitalità rossonero, prima dell'ennesima palla gol campana quando Galizia supera Colombaretti sulla linea di fondo e costringe Aredità al mezzo miracolo. Nella ripresa Di Fabio sconfessa il 4-3-3, ritornando ai quattro difensori, quattro centrocampisti e due attaccanti, dentro Masini e Turchi al posto di Improte Amenta. Sul fronte opposto entra d'apice per Filosa, che si fa male. Il Lanciano è leggermente più intraprendente con Masini e Colussi, che in due occasioni non c'entrano lo specchio della porta. L'ingresso di Aquilanti per Sacilotto è l'ultima chance abruzzese, col centrocampista che al 30esimo serve Turchi, che di controbalzo sfiora la traversa. Da salvare solo i minuti finali, quando Colussi salta due uomini, poi subisce l'intervento del portiere in uscita che mette in angolo, e ancora col penalty concesso in maniera molto generosa dal signor Borracci, che sanziona una spintarella di Dapice su Oshadogan, batte Masini che accorcia le distanze. Poi solo il tuffo di testa di Oshadogan fuori misura e il tiro al lato di Turchi in pieno recupero. Troppo poco per un Lanciano contestato e che ora deve solo salvarsi. Poi toccherà alla dirigenza prendere ogni decisione in un repulisti generale di chi ha fallito. In sintesi, prima la salvezza per la città, i tifosi, i Maio, poi tutti a casa.